I paesi con tassazione territoriale, terzo gruppo di paesi, questi sono sicuramente i più interessanti oggi, ok? Quindi diamoci un occhio importante, diamoci un occhio importante, cioè diamoci un occhio, come dire, attento, perché questi vanno bene soprattutto per chi è in forze, no? Per chi, cioè, o per chi è in forze, nel senso per chi vuole trasferire la propria residenza fiscale, ma sta studiando, non è sicuro che un paese sia meglio di un altro, perché sposta per la prima volta la propria residenza fiscale fuori dall'Italia e cerca di capire se quel posto poi gli piaccia davvero oppure no. Questi sono paesi estremamente flessibili, chiaramente bisogna ottenere dei visti, però anche se costano, adesso lo vediamo, mi danno grande flessibilità, cioè il controllo interno non c'è un requisito minimo di permanenza, ecco, questo vi voglio dire. Quindi vanno bene perché posso andare lì, prendermi la residenza fiscale con relativa facilità, poi viaggiare e non ottengo contestazioni all'interno del paese. Posso comunque ottenerli dal lato italiano, però se ho fatto le cose per bene, se ho chiuso i miei collegamenti con il territorio italiano con intelligenza, anche se mi arriva un accertamento italiano, me ne frego tendenzialmente, questi paesi possono andare bene per voi. Vi permettono di prendere una residenza fiscale molto flessibile, quindi di non avere controlli all'interno del paese. Tendenzialmente non hanno CFC e vi permettono quindi di avere società anche all'estero. Quindi questo primo esempio, secondo esempio, prima abbiamo visto l'Andorra, ma anche questo è un altro esempio di, o il Montenegro, anche questo è un altro esempio di pianificazione fiscale molto efficace perché ha un business liquido senza dipendenti. A livello personale mi trasferisco in uno di questi paesi pagando quello che devo pagare e poi costituisco una società all'estero. Chiaramente ci sono delle normative da rispettare, però è tendenzialmente possibile, anche piuttosto semplice. Queste società all'estero non sono tassate in questi paesi perché sono a tassazione territoriale, quindi mi dicono che tutto quello che io guadagno all'estero non viene tassato in questo paese, neanche se lo rimetto all'interno del paese è tassato. Attenzione, questa è la grossa differenza poi con i paesi non DOM che vedremo dopo. Quindi questo è un ottimo esempio di pianificazione fiscale semplice e immediato. Vanno bene, come vi dicevo, sia per chi è indeciso, sia per chi vuole continuare a viaggiare. Quindi cosiddetti perpetual traveler o i turisti permanenti, quelli che insomma non sono single magari e non hanno famiglia, figli e vogliono girarsi un po' il mondo prima di capire uno se magari il business andrà bene, perché non è detto che io mi debba trasferire soltanto quando il mio business fattura milioni di euro. Quando fattura decentemente o anche se sono all'inizio, se ho un capitale con il quale posso mantenermi, evidentemente mi trasferisco, avvio il business in una giurisdizione particolarmente flessibile, però io a livello personale mi sono protetto prendendo la residenza fiscale in uno di questi paesi. A tassazione territoriale in generale, non per forza in uno di questi 9, ce ne sono anche degli altri. Interessante, secondo me il Paraguay, dove posso andare questi due mantenendo per esempio una società in Estonia, l'Estonia non mi dà problemi, mi permette di guadagnare con l'Unione Europea, io me ne vado in Paraguay, tutto quello che guadagno in Estonia, anche il dividendo che mi distribuisco, non viene tassato in Paraguay perché è prodotto all'estero. Nota di colore, ma non è particolarmente complicata, insomma, per chi ha 2 lire, per prendere la residenza fiscale in Paraguay il processo è un po' lungo, ma perché l'amministrazione è, come dire, la burocrazia in Paraguay è un po' lenta. Non perché siano cattivi, e è necessario un deposito in banca di 5.000 dollari, non euro, chiedo scusa per l'errore, di 5.000 dollari in cash. Quindi non potete fare un bonifico. Se volete la residenza fiscale in Paraguay, dovete recarvi in Paraguay con 5.000 dollari cash. Fatevi sempre assistere da uno studio del posto. Fate attenzione anche alla scelta dello studio perché molti insomma sono dei cani, quindi fate molta attenzione, però non è difficile, è burocraticamente un po' lungo e dopo 3 anni puoi addirittura chiedere il passaporto o comunque prendere la residenza permanente. Quindi dal punto di vista fiscale il Paraguay è semplice da ottenere la residenza fiscale e mi permette di detenere società offshore. Stessa cosa mi permette di fare Panama, dove i rapporti particolarmente positivi, ci sono degli accordi particolarmente felici tra Italia e Panama, quindi anche prendere la residenza a Panama è interessante, anche a Panama non c'è un controllo minimo di soggiorno minimo, quindi ci puoi stare anche un giorno all'anno. Quindi di nuovo, però questo lo fai, però Panama è blacklist, quindi ci vai se hai chiuso bene i collegamenti con il territorio dello Stato, comunque c'è poche cose in Italia. Lo fai se non devi girare con famiglia di 10 bambini al seguito e lo fai se tendenzialmente ti interessa però anche trascorrere un po' di tempo in Centro America, perché è vero che sono estremamente flessibili, però ricordiamoci anche i nostri limiti personali. Insomma, certo, ve lo dico io che insomma, lo faccio da anni, girare in continuazione
Hai dei pro, ma anche dei contro. Quindi magari qualche volta voglio tornare alla base, ecco, Panama non mi deve fare schifo per rimanerci un po' di tempo, ok? Quindi valutazioni personali, valutazioni di business. Malesia, anche la Malesia blacklist. Allora, in generale questi paesi, come vi dicevo, vi danno la residenza o con l'investimento minimo, il Paraguay o la Georgia senza nessun tipo di investimento. In realtà basta che ci rimani per più di 183 giorni, a tre regimi fiscali oggi meravigliosi. Bassi, cioè non paghi un euro di tasse, quindi tenete un occhio sulla Georgia. Gli altri vi danno il visto, che poi può trasformarsi in residenza fiscale, non è la stessa cosa, pagando quindi con un investimento. La Malesia ti chiede 100K per partecipare a questo programma che si chiama MM2H. Non entriamo nello specifico, se no insomma, non la finiamo più, ma è un dato facilmente riscontrabile su internet. Taiwan ha un visto anche molto molto interessante, anche la tassazione territoriale di Taiwan è molto interessante. Se vi interessa l'Asia, avete rapporti di lavoro nell'Asia, Taiwan da prendere in considerazione. È chiaro che se i vostri rapporti commerciali sono spostati invece nell'area americana, è chiaro che Panama, Paraguay e Costa Rica fanno per voi. Filippine interessantissimi perché le Filippine hanno dei programmi speciali a livello di investimenti per ottenere il visto, ma soprattutto le Filippine sono un vero e proprio paradiso fiscale, quindi si può arrivare a pagare zero tasse perché poi è chiaro che ciascuna di queste giurisdizioni ha delle proprie normative, alcune vanno ad agevolare determinate tipologie di business, altre tutti, a prescindere dalla tipologia di business, però diciamo che tutte poi permettono di arrivare a una tassazione di circa lo 0%. In Malesia, per esempio, potrebbe avere senso aprire una società all'Labuan per fare affari commerciali nel resto del mondo. A Panama, può essere interessante avere una holding se si investe, per esempio, in partecipazioni sul mercato americano. Il Paraguay è interessante, già vi dicevo, se magari vogliamo aprire una società in Estonia, lo posso fare, continuo, quindi io vivo in Paraguay, mi prendo il meglio del Sud America, contemporaneamente posso fare affari in Europa con un veicolo europeo, ok? Quindi stiamo vedendo alcuni casi di pianificazione fiscale semplici, immediati, ma perché è esattamente quello di cui avete bisogno voi, le strutture snelle, soprattutto perché, come dicevamo, i paesi di tassazione territoriale sono di passaggio, cioè ci vado se ho bisogno di un fisco amico, che mi rompe meno le scatole, ma perché legalmente mi permette di fare certe determinate cose, o se voglio viaggiare in continuazione perché non sono sicuro ancora se voglio rimanere per sempre in questo posto oppure mi voglio spostare.